stasera desidero convincervi a sostare un momento per pregare nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il grande campione ha muscoli scattanti, ha un fisico straordinario, un cuore perfetto, corre e batte tutti. Ma basta avere un fisico adatto? Il grande campione sa che senza esercizi quotidiani che lo impegnano e lo affaticano non sarebbe un grande campione, ma un bel ragazzo qualsiasi, insignificante. Perciò si allena ogni giorno, ascolta le indicazioni del preparatore atletico e vince, e vince. Per grandi prestazioni atletiche sono necessari esercizi quotidiani. Per essere discepoli di Gesù è necessario restare uniti a Gesù, seguirlo, prendere la croce ogni giorno. Nel seguire Gesù ci sono quelli, per così dire, con un fisico perfetto, ma anche quelli che si spostano sulla sedia a rotelle. Ci sono ragazzi, ci sono adulti, ci sono i nonni. Possiamo esserci tutti, ma tutti ogni giorno. L'esercizio spirituale è lo sguardo a Gesù, la meditazione della sua vita, delle sue parole, del compimento del suo amore sulla croce, lo sguardo al crocifisso, la parola ogni giorno. Ogni giorno possiamo pregare, come gli amici di Carlo de Foucault, che sarà canonizzato il prossimo mese di maggio. Lui pregava così: Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace, qualunque cosa tu faccia di me ti ringrazio, sono pronto a tutto, accetto tutto, la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature, non desidero altro, mio Dio, affido l'anima mia alle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo ed è un bisogno del mio amore di donarmi, di pormi nelle tue mani senza riserve, con infinita fiducia, perché tu sei mio Padre. Vi benedico. Continuate a pregare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata, buonanotte.